allora il figliol prodigio, che è anche appunto il figliol prodigo che torna al mondo grazie al prodigio dell'arte. E insieme a te hanno organizzato questa mostra la Onlus Pronto Intervento Disagio e la Galleria Monserrato Arte Novecento di Enzo Mazzarella. Ci racconti in dettaglio un po' questa idea e come è nata, come l'avete costruita? Allora, questo è un bellissimo progetto che è nato per noi dall'incontro con due associazioni che tu hai citato e dall'amicizia che c'è con Enzo Mazzarella, che ha curato la parte, diciamo, anche l'idea del figlior prodigo prodigio. E questo lavoro ha avuto come fase importante il fatto che gli artisti hanno lavorato su vari temi che sono sia dell'arte che del carcere, quindi lo spazio, il tempo, la luce, tutte cose che gli artisti sono abituati a deformare, e in carcere sono deformate coercitivamente, per cui tu avrai uno spazio che non è il tuo, sei costretto a stare chiuso. E comunque ci sono una serie, comunque la cosa che volevo dire importante è che noi abbiamo fatto questi laboratori in primavera fino al 31 luglio, e la cosa importante di questo progetto è stata riuscire a portare dentro le persone e fuori, per cui ci sarà questa mostra il 21 novembre al Museo delle Mura, che significherà una cosa forte, perché di solito si fanno delle attività in carcere, però non riescono sempre nell'ambito del carcere, non vengono. Quindi il fatto che voi siete qui oggi, che riusciamo a fare delle riprese, che c'è un rapporto con l'esterno, significa poter accompagnare in qualche modo, che era l'intento del laboratorio, le persone ad un ritorno nella società, perché il problema è che in questo momento vengono. L'idea proprio del carcere è che tu puoi rimanere qui 4, 5, 6 anni, poi per come funziona la giustizia in Italia sono delle pene che non sono definitive, quindi questi ragazzi anche molto giovani si ritrovano a non poter uscire finché la pena non è definitiva. Quindi questo fatto li porta ad essere risbattuti nella società, e ci ritroviamo quello che in questi giorni politicamente viene protestato, perché sono persone che non hanno avuto nessun tipo di riabilitazione e di rieducazione, che sarebbe l'unica cosa di cui si dovrebbe fare un discorso molto serio. Quindi molti laboratori, e soprattutto bisogna fare in modo che la gente entri in carcere per non avere paura di questa diversità, perché certe volte alcuni, a parte che ci sono tante persone che sono anche per errore o comunque non avendo una definizione di pena aspettano un sacco di anni, quindi magari pagano più di quello che devono pagare, insomma è molto impegnativo ed è sfruttato molto male dai media in questo momento, ed è molto triste, perché invece bisogna sempre aspettarsi che potresti essere tu quello che sta in prigione. Oltre alle associazioni che abbiamo citato, anche Nessuno Tocchi Caino. La tesoriera l'abbiamo intervistata, Elisabetta Zamparutti è stata appena eletta proprio al Consiglio d'Europa come rappresentante italiana nel Comitato di Prevenzione e Tortura. Sì. Secondo te, a proposito di questo, un'esperienza del genere può servire anche come prevenzione? Non saprei dire, perché insomma non sono così addentro alla situazione, però penso di sì, ma poi loro sono molto bravi perché seguono veramente, stavamo parlando prima anche con le persone che lavorano, che sono tutti volontari in Pronto Intervento Disagio. Bisogna lavorare come le formiche, e quella è l'azione più forte che puoi fare. Noi siamo abituati, perché purtroppo frequentiamo l'area, diciamo, radicale, quindi, quindi ogni piccola azione è un grande intervento, e bisogna mantenere la continuità, cioè continuare a fare delle cose che continuano a sensibilizzare, a spostare le idee, perché non è così. Dico molto sinceramente, anche noi la prima volta che siamo venuti a contatto con i ragazzi eravamo a disagio, perché non sai chi sono, non sapevamo neanche i reati che avevano fatto, ma non ci è interessato. Ecco, questo è stato anche molto bello, noi non sapevamo che reati avevano commesso e ci aspettavamo molto di più, sinceramente. Grazie.